ci sono palesemente delle convergenze dal punto di vista logistico. Punti di contatto tra quello che emerge dall'inchiesta sulla fuga di Marcello Dell'Utri in Libano e le indagini sulla latitanza di Medeo Matacena da verificare, ma non improbabili. Anzi, laconico, il direttore della DIA indica una delle prossime tappe dell'inchiesta che ha portato ieri in carcere l'ex ministro Claudio Scajola. Secondo i magistrati di Reggio Calabria avrebbe aiutato l'amico ed ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena, erede della società che gestisce traghetti sullo stretto, condannato in via definitiva per legami con l'Andrangheta. L'ex ministro Claudio Scajola si sarebbe insomma dato da fare per farlo spostare da Dubai, dove si trova latitante, al Libano, dove ritenevano che l'estradizione sarebbe stata più difficile. Difficoltà che le autorità italiane potrebbero sperimentare a breve in un altro caso. Se la Corte di Cassazione, che si riunisce oggi pomeriggio per valutare un'altra vicenda giudiziaria a base di mafia e politica, la vicenda Dell'Utri, dovesse confermare la condanna in appello a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa inflitta un anno fa all'ex senatore braccio destro di Berlusconi, attualmente in stato di fermo a Beirut su richiesta delle autorità italiane. Ma non è solo l'individuazione del Libano come luogo dove fuggire il punto di contatto tra le vicende Matacena e Dell'Utri. C'è anche la comparsa nell'inchiesta dei magistrati di Reggio Calabria della figura di Vincenzo Speziali, rampollo di una famiglia di imprenditori calabresi che avrebbe sposato una nipote dell'ex presidente libanese Amin Gemayel, nuovamente candidato alle presidenziali. Di contatti con Gemayel, di amicizie potenti legate al suo entourage, si è parlato anche nel caso Dell'Utri. Speziali smentisce ogni coinvolgimento, ma su questo le indagini vanno avanti.